Allora, bambini, sapete che dopo aver letto il nostro librino, che oggi è Elmer, l'elefantino variopinto, facciamo un laboratorio. Il laboratorio di oggi è fare un festone di tanti elefantini variopinti. Allora, per fare questo laboratorio bisogna prendere un foglio A4. Bene, guardate, si piega a metà. Questa è la parte semplice, ma un pochino più elaborata. Poi, su questo foglio qui, diviso a metà, guardate, la parte aperta è sotto, ci dobbiamo disegnare una sagoma di un elefante. Così viene doppio. Vedete? Guardate, si disegna la sagoma dell'elefante. Prima, naturalmente, lo dovete disegnare su un foglio, prendendo ispirazione dal librino che abbiamo letto. Bene? Allora, guardate, una volta disegnato la sagoma dell'elefante, vedete? E poi disegniamo anche due belle orecchie grandi grandi, una e due. Così va ritagliato l'elefante lasciando un piccolo pezzo attaccato. Guardate, così. Non va ritagliato del tutto, perché così l'elefantino diventa doppio. Questo capirete dopo perché. Allora, una volta ritagliata la forma dell'elefante, vedete? Rimane così, questo rimane attaccato e iniziamo a colorare il nostro elefante con tante palle colorate, fiori, stelle, oppure un Elmer tutto colorato a quadrettini come era lui, o addirittura io dopo vi farò vedere, ne ho fatta addirittura una prendendo da una rivista, strappate, bene, piegate a metà di nuovo. Prendete la nostra forma dell'elefantino, la mettete qui e questo diventa un elefantino color giornale. Allora, guardate un po', come al solito io ho già preparato una cosa finita. Guardate, allora, questo è il nostro festone di Elmer. Vedete, io ne ho fatto uno a pallini arancioni e tutto giallo. Uno, questo qui è ritagliato dalla rivista. Questo è il nostro elefantino variopinto. Poi che cosa ho fatto? Le due orecchie dell'elefante, quando ho finito di colorare, l'ho attaccate semplicemente con un puntino di spillatrice. In più, io avevo qui a casa degli occhietti di questi qui mobili. Allora, se ce l'avete potete mettere quelli, se no semplicemente potete fare un occhietto con un pallino nero. Bene, una volta finito, li attaccate tutti insieme. Io ne ho fatti quattro, ma se voi ne fate tanti viene un festone lungo, 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 lungo. Ciao bambini!